Questa piccola isola a pochi chilometri dalla costa della Florida, Cuba, diventa fondamentale. Perché? Che cosa succede? Che a pochissimi chilometri dagli Stati Uniti nasce un governo comunista. Non è una cosa da poco conto, eh? Cuba era sempre stata, fin dalla fine dell'Ottocento, una sorta di pseudo-colonia americana. Cioè, sostanzialmente, era un territorio più o meno vergine in cui gli americani facevano i loro interessi economici. Lo vedete bene se prendete qualche film, anche abbastanza moderno, come ad esempio Scarface. Ci sono le infiltrazioni americane a Cuba, perché Cuba è terra di piantagioni, soprattutto dello zucchero. La potentissima multinazionale United Fruit ha degli interessi molto molto significativi. Fruit, frutto unito. In realtà Cuba non è che vivesse nella ricchezza, eh. C'era La Habana, che era la capitale, dove c'erano i grandi alberghi, i casinò, i centri di divertimento, di svago per gli americani che si recavano in viaggi da fare a Cuba, ma la gran parte della popolazione viveva nella miseria. E in particolare la popolazione agraria, la popolazione contadina, era semi-analfabeta, era molto povera, aveva un sacco di problemi economici, non aveva proprietà terriere, era poco istruita, quindi era una situazione molto difficile. È in questo contesto che si sviluppa un movimento di rivolta che si ispira ai principi comunisti nazisti. I due principali leader sono un avvocato, che si chiama Fidel Castro, e un medico, che si chiama Ernesto Guevara, soprannominato Che, di origine argentina, che è diventato iconico. Dopo aver liberato l'Argentina, avete pagina 591 un'immagine, e lui continua a combattere nel Sud America per la libertà di questi paesi e viene ucciso, diventa quasi un martire, un testimone, no? Ernesto Che Guevara, e ci sono sempre i baschi o i cappellini o le bandierine, gli stemmini con la sua immagine, il suo figlio. Che Guevara muore, Fidel Castro, dopo che diventa il leader massimo della rivolta, della rivoluzione, diventa poi il capo del governo, è rimasto fino a pochissimi anni fa capo di Cuba. C'era una dittatura a Cuba, una dittatura di ispirazione militare, potremmo dire così, guidata da Fulgencio Batista. Viene sconfitta e cosa succede? Grazie alla guerriglia, i cubani, i comunisti cubani, riescono a impossessarsi di Cuba. Ora, gli Stati Uniti non possono permettersi chiaramente di avere un paese comunista a due passi da loro, soprattutto perché questo va a ledere i grandi proprietari agricoli. E quindi iniziano una serie di mosse economiche per danneggiare questa rivoluzione socialista comunista. Addirittura la CIA, che sapete che è sostanzialmente i servizi segreti americani, con l'avallo, almeno così sembrerebbe, di Kennedy, del presidente Kennedy, organizzano una spedizione armata segreta per portare una serie di reduci cubani a Cuba per ribaltare di nuovo questa rivoluzione comunista. È il cosiddetto episodio della Baia dei Porci. Siamo nel 1961, pagina 592. Allora, nel 1961 la CIA, con almeno così parrebbe, l'avallo del presidente, addestra una serie di reduci cubani e li trasporta sull'isola in modo tale che possano ribaltare di nuovo la situazione e fare un colpo di mano e scacciare i comunisti. Questo colpo di Stato appoggiato dagli Stati Uniti fallisce perché la popolazione appoggia in massa la rivoluzione comunista.
per la distribuzione delle terre, perché avevano aiutato tantissimo la gente, perché Fidel e Che erano amatissimi, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la popolazione di Cuba? Certo. Scusa, ho visto che i russi riusciranno a mettere in orbita il primo satellite denominato Sputnik. Sputnik. È il vaccino di oggi? Sì. Sì. Però è negatissimo quello. Ci arrivo, ma è il paragrafo dopo. Okay. Sei troppo avanti. Rimaniamo su Cuba. Allora, che cosa succede quindi dopo questo fallito attacco alla Baia dei Porci? Che ovviamente la situazione si incancrenisce. Gli Stati Uniti lanciano un embargo economico contro Cuba, cioè vietano l'acquisto delle merci cubane, e Cuba, Fidel Castro, si alleano sempre di più con la Russia, che ha ovviamente degli interessi enormi in questo. Va a mettere una sua base sostanzialmente di fronte agli Stati Uniti, e quindi i russi promettono il loro petrolio e i proventi del loro petrolio in cambio dello zucchero, della canna da zucchero. Così facendo riescono a garantire il prezzo di mercato dei russi, scusatemi, dei prodotti cubani. E cos'è che promettono i russi? Di comprare lo zucchero delle piantagioni al prezzo, a un prezzo che vada bene per Cuba, e quindi permette di superare l'embargo. Viene fuori che oltre al petrolio i cubani hanno ricevuto dai russi anche delle testate missilistiche. Testate sono letteralmente le teste di missili. Testate nucleari, mai sentita questa espressione? Testate, tum. Con la testata nucleare non è che si tirano una testata, però mettono delle basi missilistiche a Cuba, pronte a colpire gli Stati Uniti, perché siamo... Quando gli americani capiscono che oltre al petrolio arriva a Cuba anche della missilistica, cioè delle armi che sono molto pericolose, perché ricordiamoci, dal 49 anche i russi avevano l'atomica, ecco, capite bene che è un problema. E cosa dicono? Blocco navale. Le navi che entrano in territorio limitrofo a Cuba e agli Stati Uniti verranno affondate. Capite bene che se una nave cubana arrivasse nelle acque territoriali americane verrebbe affondata e subito ci sarebbe un'escalation che porterebbe alla terza guerra mondiale. Siamo stati tanto così, tanto così. I russi non sono così stupidi, fortunatamente, dicono alle navi rallentate oppure tornate indietro, c'è spazio per una trattativa, c'è l'appello anche del Papa, c'è un movimento internazionale che si muove, insomma le diplomazie fanno il loro lavoro, e diciamo che si arriva a un accordo che sconfigge nettamente l'America dal punto di vista diplomatico, ma meno male che anche gli americani sono stati un po' intelligenti, perché se fossimo arrivati a una terza guerra mondiale con le bombe atomiche, probabilmente noi non saremmo qui a parlarne. Comunque, sostanzialmente, che cosa succede? Riescono ad arrivare a un accordo, Cuba non viene più rifornita di testate nucleari, in cambio gli Stati Uniti si ripromettono la Russia, ripromettono alla Russia di non mettere più in discussione il regime comunista a Cuba. Quindi sostanzialmente la situazione è tesa in questi anni 60. Dopo che c'era stato negli anni 50 con l'età di Khrushchev, come abbiamo visto l'altra volta, un po' di distensione, adesso la situazione comincia di nuovo ad essere abbastanza tesa. Prima Sara parlava di Sputnik, che è il primo satellite mandato in orbita dai russi. In realtà i russi hanno tanti primati, riescono a mandare la prima cagnetta Laika in orbita, riescono a mandare Yuri Gagarin, il primo astronauta in orbita. Ieri era l'anniversario di un'altra cosa, di Apollo 11, cioè dell'uomo sulla Luna. Perché cosa succede? Succede che a questo punto gli Stati Uniti dicono, ma scusate un attimo, Allora, noi ci stiamo giocando la supremazia mondiale con l'URSS. Loro hanno mandato un cane, un uomo e un satellite nello spazio e noi non facciamo niente. Eh no.
Cosa abbiamo noi? I soldi. Sì. Cosa facciamo noi? Miliardi per finanziare la NASA. Nasce la NASA, l'agenzia spaziale americana, che nel 1969, in questa corsa allo spazio, che diventa poi un motivo ideologico, quindi ieri ne erano 12, il 12 aprile del 1969 porta Neil Armstrong insieme con un compagno americano sulla Luna, l'allunaggio dell'Apollo 11. Però no, qua dice 21 luglio del 69, quindi sì, probabilmente ieri era l'anniversario della partenza. Ah, perché è più lungo il processo per arrivare. Sì, perché poi dice che arrivò sulla Luna. Esatto, quindi probabilmente ad aprile, sono partiti ad aprile. E sono arrivati alla Luna. Dimmi. No, volevo dire semplicemente che gli Stati Uniti vinsero la corsa allo spazio semplicemente perché unificarono un'unica agenzia spaziale tutto, quindi avevano un unico budget, e poi l'Unione Sovietica, Khrushchev, aveva finanziato altri armamenti e cose simili, anzi che puntare sulla quindi avevano basso budget e poi avevano disperso in varie cose. Sì, e due notazioni curiose. La prima è che in tutto questo gli scienziati nazisti, o comunque che avevano collaborato con i nazisti, soprattutto sulla bomba atomica, vengono tutti portati in America a lavorare per l'America, e non è che disprezzassero il lavoro nazista, anzi. E l'altra notazione, che adesso mi sfugge di mente, sto cominciando a perdere colpi. Ah sì, che qualcuno ha fatto il revisionista anche su questo. Hanno detto, no, ma gli americani non sono mai arrivati sulla Luna nel 69, hanno fatto tutto ad Hollywood, era tutta una... Hanno detto anche questo. Aldo? C'è un modo per smontare questa teoria. Cioè, perché molte persone dicono che non c'è stato l'allunaggio. Allora, ci sono due video dell'allunaggio. Uno fatto nello studio per simulare nel caso venisse perduto nella missione, e l'altro è stato fatto effettivamente, ma se si vede una, si prende un frame e si manca l'ombra, c'è il mondo, forse si vede anche dall'immagine, sì si vede dall'immagine, si vede il mondo proiettato. Beh, quello potrebbe anche essere un effetto, no, più che altro l'ombra, come fanno a simulare un'ombra diversa, cioè l'ombra sull'ombra cade in maniera diversa sulla Terra. Ma sì, questo dovrebbe essere l'onda, quella originale, ma forse il sole era in quel punto. Non lo so, sinceramente non sono un tecnico. Sì, c'è la luce, perché c'è la luce artificiale. Ah, c'è la luce artificiale. Comunque, vabbè. Qualcuno è riuscito anche a... Che succede? Gente... 592. Ci siamo fin qui? Tutto chiaro? Ok, che cosa succede subito dopo? Che, allora, poco per volta la capitolazione di Cuba porta Khrushchev alla perdita del potere, e viene mandato, tra virgolette, in pensione dal partito e viene sostituito da Brezhnev, che guida l'URSS fino all'82. E poi ci sarà Gorbaciov, anni 80 Gorbaciov. Comunque, a noi interessa poco. Interessa sapere in questo momento che Khrushchev perde potere e dopo Khrushchev subentra Brezhnev, che è un altro esponente del Partito Comunista. In America invece Kennedy viene assassinato a Dallas. C'è anche il libro di Stephen King, hanno fatto anche una serie TV molto carina, mi sembra il 22 novembre del 1963, e la serie si chiama 11-22, perché sapete che in America c'è un'inversione mese e giorno, 11-22-1963, c'è una persona che viaggia nel tempo per salvare la vita a Kennedy e si scopre invece che poi è meglio che sia morto Kennedy, perché sennò ci sarebbe stata una terza guerra mondiale, così sì. È carino come c'era stata la serie TV. Comunque, non si è mai capito chi l'ha ucciso. Hanno detto di tutto, hanno detto la CIA, hanno detto infiltrazione, hanno detto estremisti. L'ipotesi più accreditata è che fosse un suprematista bianco che vedeva di
che vedeva male la, la sua politica di integrazione, non si è mai capito. Comunque, viene ucciso Kennedy. No. Qualcuno sì, ma qualche pesce piccolo che fanno tutto, cioè non si è mai capito bene il mandante, diciamo così. E verrà poi ucciso anche Bobby, che è il fratello Robert, nella campagna elettorale successiva, quindi sono anni difficili. Il successore di Lyndon Johnson è quello che inizia la guerra nel Vietnam.